Eccoci dunque, benvenuti, benvenute a questo evento, una rievocazione storica. E in questo cortile, 168 anni fa, avvenne l'accensione di questa lampada ad arco voltaico e oggi, come in una macchina del tempo, avremo l'occasione e l'opportunità di rivivere quell'esperienza. Questa occasione è anzitutto un preludio all'inaugurazione del Museo di Storia della Fisica dell'Università di Padova, rinnovato nella sua organizzazione dei reperti storici che apre domani. Chiamo ora il nostro magnifico rettore a portare i suoi saluti. Buonasera e benvenuti a tutti e a tutte. Che bella atmosfera. Devo dire che ogni volta che accogliamo nel cortile antico è un'emozione per tutti, è un'emozione per noi padroni di casa, oggi l'università, il Dipartimento di Fisica, tutti i colleghi, ma credo sia un'emozione per l'intera città, perché l'università è patrimonio e patrimonio di tutti, non è solo un'organizzazione, un'istituzione culturale di cui noi siamo orgogliosamente parte, ma è realmente una delle anime di questa città. E oggi raccontiamo due cose. Raccontiamo intanto che domani si apre il Museo Poleni della Storia della Fisica. E questa di nuovo è la combinazione dell'orgoglio della scienza che noi portiamo e del contributo alla città, della voglia che la passione scientifica, il rigore, il pensare, e scusatemi se lo ribadisco ogni volta, che la scienza è un patrimonio comune ed è l'ancoraggio nei momenti facili e nei momenti difficili. E allora raccontare la scienza è anche essere parte attiva di questa comunità, e il Museo della Fisica, che era bellissimo prima che fosse rifatto, ieri siamo andati a vederlo ed è veramente bello ed emozionante da visitare, era bello prima e ancora più bello adesso, e lo apriamo come patrimonio della città, quindi come contributo, uno dei contributi che a noi piace dare alla vita della nostra città. E la seconda è l'esperimento di oggi. La scienza vive di esperimenti. Non tutti gli esperimenti riescono. Lo dico da ricercatore biomedico, insomma, ogni tanto, anzi spesso, l'esperimento anzi viene il contrario di quello che ti aspetti. Ma l'esperimento, l'interpretazione dell'esperimento, capire cosa sta succedendo, beh, questo è il motore della scienza e a un certo punto porta a un grande avanzamento. E oggi raccontiamo un grande avanzamento di come i concetti basilari della fisica ci hanno permesso di cambiare la vita delle città. L'illuminazione delle città ha cambiato lo stile di vita, ha cambiato la sicurezza delle città, ha cambiato la vivibilità in tutti i sensi. E oggi ripercorriamo l'emozione dell'esperimento. E quindi credo che questo sia il secondo, non il risultato finale, il risultato finale basta andare per strada, vediamo cos'è, ma gli albori, il momento più bello è quando succede la prima volta e quindi ci immaginiamo l'emozione di 168 anni fa quando è successo e noi oggi lo vogliamo riprodurre, quindi ringrazio il Dipartimento di Fisica per aver organizzato la giornata di oggi che per noi è la celebrazione loro, quindi di quello che hanno fatto, ma di tutti noi, quindi dell'università e della città, quindi di nuovo benvenuti a tutti e a tutte. Ed ecco, proprio perché c'è una sinergia con la città di Padova, con, come allora anche oggi, il Palazzo Moroni e l'illuminazione è spenta per rendere al meglio questo esperimento, in rappresentanza del sindaco del comune di Padova, ecco l'assessora Benciolini. Buonasera a tutte e a tutti. Magnifico rettore, magnifica rettrice eletta, chiarissimo professor Seno, autorità tutte.
Porto i saluti del nostro sindaco Sergio Giordani, di tutta la nostra amministrazione, ma anche di tutta la nostra città di cui siamo rappresentanti. Ed è sempre un piacere attraversare questa strada che mette in comunicazione e crea un ponte tra noi, amministrazione cittadina e l'università. È un piacere ed è un onore partecipare a momenti che la nostra università organizza e apre alla città. Sono momenti preziosi in cui Padova ha la possibilità di godere, e stasera possiamo proprio dire di essere illuminata, dalla conoscenza che l'università promuove e coltiva, e in cui l'università assume il suo ruolo educante e competente nei confronti del territorio in cui si radica. Sono competenze che arricchiscono da quasi 800 anni la nostra città, rendendo Padova una città che pensa, progetta, studia, impara, che guarda al futuro e guarda al passato, consapevole che sulle spalle di chi ci ha preceduti riusciamo a vedere più lontano. E stasera celebriamo proprio il passato, il futuro e la capacità di vedere, di avere quel primo momento sulle cose. Grazie per questa speciale occasione, grazie a nome della città, con l'augurio che le occasioni si moltiplichino e che la storia di Padova e della sua università trovino sempre nuovi motivi di collaborazione, sinergia e l'orgoglio di una reciproca appartenenza, consapevoli che università e istituzioni cittadine sono chiamate, ognuna nel proprio ruolo, e ne abbiamo tante anche qua, a collaborare in modo stretto per una crescita del territorio in tutte le sue dimensioni, culturale, sociale, economica, ambientale e questa sera, lasciatemelo dire, anche dei diritti umani, tema che acquista in questi giorni una particolare urgenza e richiede un moltiplicato comune impegno perché tutta la città sia illuminata in questo suo impegno nel mondo, per il mondo e con il mondo. Grazie. Ecco, effettivamente l'abbiamo già nominato, dobbiamo ringraziarlo perché è promotore artefice di questa bellissima iniziativa, il professore direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galileo, professor Seno. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questo evento che, come avete già capito, non è un evento casuale, è un evento che appunto è da un po' di tempo che stavamo organizzando in vista dell'apertura di questo museo dedicato a Giovanni Poleni. In questo museo troverete la storia della fisica a Padova e delle sue interazioni col mondo in questi quattro secoli. E a partire da quando nel 1739 fu data la cattedra di filosofia sperimentale a Giovanni Poleni. Giovanni Poleni è un nome che forse voi non avete mai sentito nominare. Si tratta invece di uno scienziato illustre, un grande illuminista, e per farvi capire fu nominato membro della Royal Society su proposta di tale Isaac Newton. Quindi una persona che nel suo tempo era un leader scientifico a livello europeo. E non tutti gli scienziati poi vengono ricordati, solamente pochi hanno la fortuna di essere tramandati posteri, però penso che sia dovere nostro anche quello di rivalutare questi personaggi. Se visitate il museo penso che capiate anche perché. E perché abbiamo fatto perché abbiamo organizzato questo esperimento, no? Tocco ferro perché il rettore ha detto che non tutti gli esperimenti vanno bene, in biologia i nostri funzionano. La ragione è perché il museo si può visitare, può essere letto in vari modi. E alla fine la dottoressa Talas, la conservatrice del museo, ci farà una brevissima presentazione, ma uno di questi è appunto quello di vedere l'interazione tra l'università, tra la ricerca e il territorio, il trasferimento tecnologico. Noi parliamo adesso, ma queste cose succedevano già quattro secoli fa. Quindi nel nostro museo ci sono le strumentazioni,
un arnese grandissimo che vi invito a vedere, con il quale Poleni studiava la resistenza di materiali per la ristrutturazione della cupola di San Pietro, incarico che gli fu dato dal Papa Benedetto XIV. Ma trovate altre cose, per esempio il battipali di Bartolomeo Ferracina, che fu utilizzato per ricostruire il ponte di Bassano nel Settecento, oppure un'altra macchina per la manifattura del tabacco, macchina modellino che vinse un premio istituito dall'Istituto Veneto, che però non fu mai attuata qui nella nostra regione, fu invece applicata per alzare l'acqua nelle fontane di Versailles. Allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che molto spesso, appunto, la ricerca va avanti ma non riesce a comunicare con la società, e la colpa, io penso, sia da entrambi. Adesso è sempre facile accusare i politici, ma molto spesso è anche perché noi non facciamo conoscere quello che facciamo. Allora, una delle ragioni, appunto, per cui apriamo questo nuovo museo è proprio questo: per far conoscere alla cittadinanza quello che noi facciamo, e appunto per cercare di contribuire a creare quella cultura scientifica che forse ci permetterebbe di affrontare i più svariati problemi, come quello drammatico che stiamo vivendo adesso con la pandemia, con le conoscenze corrette per evitare di dire cose sciocche. Ecco, direi che possiamo finire con questo. Adesso lascio la parola agli esperti della macchina, e speriamo, appunto, che l'esperimento funzioni, se no verrò smentito brutalmente. Grazie a tutti. Grazie, professor Seno. E chiamo quindi Valentina Casi, direttrice del MUMEC, Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Grazie. Buonasera a tutti, ben trovati, grazie mille per averci chiamati qui. È una grande emozione portare il nostro nome, la nostra città e il nostro museo in questo grande evento che si sta ricreando qui a Padova. Il MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione del Comune di Arezzo, è un museo relativamente giovane, che è un museo che nasce comunque nel 2005 su donazione di una collezione che è stata fatta da mio padre, l'attuale curatore scientifico del museo, di tutta una collezione che è dedita proprio alla storia della comunicazione, dei mezzi di comunicazione. Che cosa c'entriamo qui? Che cosa ci facciamo qua? Siamo a portare un nostro contributo, proprio grazie alla collaborazione proprio con l'università, con il dipartimento, soprattutto con il settore museale proprio di Padova, della parte di fisica, proprio per uno dei settori che il Museo dei Mezzi di Comunicazione tratta. Ovviamente la parte di fisica all'interno proprio della struttura museale è vista più dalla parte della storia, proprio della comunicazione. Ma quello che abbiamo portato noi oggi è proprio uno dei nostri oggetti, di cui poi appunto mio padre proprio vi parlerà, che è stato estrapolato proprio dai magazzini di quello che è proprio il nostro museo. Il Museo dei Mezzi di Comunicazione occupa oggi all'interno del Palazzo Comunale di Arezzo uno spazio di 500 metri quadri, sono circa 2000 oggetti esposti. Un museo comunque in crescita. Noi oggi ci troviamo qui a Padova perché domani appunto ci sarà il grande evento proprio della riapertura di questo importante museo, con un'indubbia storia maggiore rispetto a quello comunque nostro, quindi, perché vi ho detto proprio che è un museo relativamente giovane, ma quello che ci troviamo oggi a fare è proprio quindi portare il nostro contributo e andare ad arricchire un grande evento che si terrà domani come la riapertura, cosa che dovrebbe esserci appunto prossimamente anche per noi, perché il Museo dei Mezzi di Comunicazione andrà ad espandersi, anche il Comune di Arezzo ha trovato proprio una nuova sede, quindi diciamo che come noi oggi ci troviamo qui a dare un nostro contributo per quella che è la vostra apertura di questo nuovo gioiello per la vostra città, speriamo che nei prossimi anni magari l'invito sia ricambiato e che siate proprio la parte di Padova, quindi magari dell'università o del museo stesso, proprio a portare il vostro contributo per la nostra città. Quindi un grazie ancora, vi auguro una buona serata, incrociamo le dita e quindi vi ripasso la parola. Grazie. Grazie a Valentina Casi.
Mi sembra giusto quindi chiedere anche a Fausto Casi, curatore scientifico del MUMEC, se vuole dire due parole. Buonasera a tutti. Ringraziamo per questo, per questa chiamata, diciamo così, che è fatta molto rapidamente 2 mesi fa e siamo stati d'accordo a fare questo prestito di questa macchina, una macchina che è stata, diciamo così, nei magazzini del nostro museo, come diceva appunto prima Valentina, e non provata, cioè è stata, faceva parte degli acquisti, fa parte di tutto il bagaglio scientifico, diciamo così, di magazzino che tutti i musei hanno e che anche questa era nella sua scatola completa, si pensava. E quindi una volta che ci è stato detto che serviva questa cosa qui per fare questo evento di stasera, è stata portata dal magazzino in laboratorio e da qui cominciata a provare, trovare i circuiti di alimentazione, tutto quello che riguardava anche la parte alimentatore, che era molto difficile, perché pensate che Zantedeschi, che ha fatto questo esperimento nel 1853, praticamente aveva una serie di batterie che erano diciamo quanto cioè pieno di elementi collegati, serie parallele collegati tra loro, grande quanto questa stanza, almeno 80-100 elementi, ma elementi di batterie grosse in questo modo, che hanno tutte insieme alimentato questa lampada, che poi dopo sarà Paolo Brenni magari a fare un discorso molto più dettagliato dal punto di vista storico. Bene, noi si è dovuto pensare come alimentarla senza tutto questo diciamo bagaglio di alimentazione, mettendo un qualche cosa di antico sempre come elemento circuitale, ma un alimentatore che è maturato nel tempo con gli avanzamenti delle scoperte nel campo elettrico, quindi l'elettrotecnica che nasce nella seconda metà dell'Ottocento e così via, che praticamente ho utilizzato io questo materiale, che è un alimentatore dei primi del Novecento, che serviva per alimentare le lampade del cinema muto dei primi del Novecento, appunto, e quindi che non erano più batterie ma erano un alimentatore con... E quindi questo alimentatore è stato adattato alle correnti richieste da questa macchina, che è della metà dell'Ottocento ovviamente, e che quindi per farla funzionare, insomma, abbiamo diciamo, applicato tutte le nostre conoscenze con l'aiuto di Paolo Brenni, appunto, che è venuto anche a trovare per sperimentare questa cosa, e che quindi oggi noi con molta soddisfazione l'abbiamo portato qua, superando tutte quelle incertezze di cui si parlava prima, che le esperienze possono funzionare fino a un certo punto. Io credo che qui, insomma, l'abbiamo provata prima, quindi salvo congiuri, lascio appunto la parola poi dopo all'esperimento che faremo. Grazie dell'attenzione. Grazie mille. E il Dipartimento e il Museo di Storia della Fisica hanno pensato a tutti noi e quindi ci hanno regalato anche una conferenza sulla illuminazione elettrica nell'Ottocento, che è tenuta da Paolo Brenni, collaboratore del Museo Galileo e del Museo di Fisica dell'Università di Pavia. Buonasera, se magari si riesce a abbassare un po' di luce si vedono meglio le immagini. Io ringrazio la collega Sofia Talas e ovviamente l'Università di Padova per avermi invitato a dire qualcosa questa sera, e voglio mettere un cronometro per non andare troppo in là. Voglio introdurre un po' che cos'è stata la storia dell'illuminazione elettrica fino alla fine dell'Ottocento, con un'appendice ancora fino ai giorni nostri. Il poster che voi vedete è del 1881, il famoso ballo Excelsior di Manzotte e Marenco, presentato all'Esposizione Nazionale di Milano del 1881, e questo Grand Ball, come si diceva, era un'allegoria del progresso, allegoria estremamente positivista, ottimista, come era all'epoca, in cui diciamo, l'attrice principale è la luce, ed è la luce elettrica, che in tutti i vari quadri dell'opera combatte con l'oscurantismo e vince. Ma come si arriva alla luce elettrica? Tutto comincia nel 1800, proprio nell'anno 1800,
quando Alessandro Volta scrive alla Royal Society un articolo, una lettera anzi, in cui presenta la sua pila, apparecchio derivato da una serie di studi sulla fisiologia dei pesci elettrici e su molte altre considerazioni. La pila era il primo strumento capace di fornire non una scintilla o una carica istantanea come le macchine elettrostatiche, ma una corrente, diciamo, più o meno costante. La pila immediatamente fa scalpore nel mondo scientifico, Volta è invitato a destra e a sinistra da tutte le accademie, a Parigi è ricevuto dallo stesso Napoleone che lo premia, eccetera, e diventa la scoperta dell'apertura del XIX secolo. Beh, c'è la pila, c'è la corrente, cosa si fa? Non avete radio, non avete telefonini, non avete motori, non avete illuminazione, cosa si fa con la pila? Niente, una bella scoperta, però. Le prime applicazioni delle correnti galvaniche, perché per un'ironia della sorte la pila è di Volta, ma le correnti sono del suo avversario bolognese Galvani, dunque si chiamano le correnti galvaniche, furono utilizzate in elettrochimica, e qui vedete da una parte uno dei primissimi apparecchi per scomporre l'acqua in idrogeno e ossigeno tramite la corrente, e in elettroterapia. Voi vedete dei pazienti nel vero senso della parola, sottoposti a vari trattamenti con le pile elettriche che venivano applicate, diciamo le tensioni, venivano applicate con vari elettrodi a varie parti del corpo. La luce elettrica è dovuta a questo signore. Questo signore, Humphry Davy, era alla sua epoca uno dei più famosi scienziati inglesi, passato alla storia soprattutto per la famosa lampada di sicurezza, una lampada ad abinatore in cui la fiamma era protetta da una reticella che impediva alla fiamma di propagarsi all'esterno della lampada. Perciò diventò una specie di santo protettore dei minatori, oltre aver fatto molte ricerche di elettrochimica, scoperto degli elementi, eccetera. Ma nel 1909, approfittando di una gigantesca pila elettrica, diciamo una serie di batterie Wollaston che erano un miglioramento della pila di Volta, che si trovavano nella cantina della Royal Institution, cosa fa? Presenta per la prima volta l'arco elettrico. Voi vedete sul tavolo c'è una specie di uovo nel quale fra due elettrodi di carbone si forma un arco elettrico. Voi vedete qui una disposizione più semplice delle pile menzionate già dall'amico Casi, due barrette di carbone, e fra queste, quando la corrente, la tensione è sufficiente, scocca una specie di fiamma elettrica, un arco che sarebbe poi un plasma, ora senza entrare in spiegazioni troppo teoriche. Ovviamente c'era un problema. I carboni si consumavano, non solo si consumavano, ma il positivo, il negativo, non mi ricordo mai, si consumava più rapidamente di quell'altro. Consumandosi l'arco diventava lungo fino a si interrompeva. Allora vi furono decine di brevetti che erano lampade ad arco che permettevano non solo di mantenere la distanza fra i carboni costante, ma anche di mantenere costante il punto luminoso, di modo che se si utilizzavano per delle proiezioni luminose l'immagine non si spostasse ma restasse fissa. Queste sono alcune delle lampade in uso verso metà dell'Ottocento. Questa, che vedremo più tardi, è la lampada di Victor Serrin, inventata negli anni 50 a Parigi, che fu una delle lampade ad arco più di successo. Anche qui tutto il meccanismo serve a far sì che in base alla corrente che fluiva nell'arco i carboni fossero mantenuti sempre nello stesso punto e alla stessa distanza.
Voi vedete, altre lampade come quella di Foucault, Du Bosch, eccetera, erano molto usate nei laboratori, perché voi pensate, il laboratorio all'epoca, come unica forte sorgente di luce c'era il sole. Sole che non sempre era presente e non era nemmeno sempre comodo riflettere i raggi del sole all'interno del laboratorio, perciò la lampada ad arco fu comunissima nei laboratori come sorgente luminosa e nei laboratori e nelle aule didattiche fino all'inizio del Novecento. Ovviamente, e qui vedete due lampade Serrin, si cominciano a fare esperienze con le lampade ad arco. Il problema della lampada ad arco è che era troppo forte per un'illuminazione domestica e per tutto l'Ottocento, fino all'invenzione della lampadina, si cerca di risolvere il problema della suddivisione della luce, cioè da una luce forte e unica passare a tante lucine più distribuibili, cosa che non era affatto evidente. Dicevo, si fanno le prime dimostrazioni, questa è una dimostrazione negli anni 40 sotto il colonnato della National Gallery in Trafalgar Square. Questa del 44 è una dimostrazione con la lampada d'arco in Place de la Concorde a Parigi, e quella che ripeteremo, rivista con i nostri apparecchi, del 1853, a quanto mi consta, non posso giurare che è stata la prima in Italia, ma dalle nostre ricerche, Sofia e altri abbiamo fatto, non abbiamo trovato altre dimostrazioni pubbliche comunque così pubblicizzate e così conosciute in Italia a quell'epoca. Ovviamente una lampada forte si prestava ad illuminare i fari, solo che il problema era che c'era tutto un ambaradan di meccanismi per illuminare, per far funzionare una lampada d'arco. Ci volevano delle macchine a vapore e delle dinamo. Il problema è che le dinamo all'epoca erano composte da una serie enorme di calamite in cui giravano delle bobine, erano delle cose estremamente inefficienti secondo i nostri criteri, però era impossibile usare le batterie, perché le batterie sarebbero state costosissime, perché le lamine di rame e zinco che componevano le batterie costavano un sacco di soldi, perciò bisognava ricorrere a delle dinamo. Voi vedete qui un altro esempio, lampade ad arco, dinamo, macchina a vapore dietro, utilizzata durante l'assedio di Parigi nel 1870-71 alla Butte Montmartre per illuminare, per cercare di vedere le truppe prussiane che erano alle porte di Parigi. Voi vedete, è una specie di osservatorio, vedete il tipo su in cima con un faro. E l'uso militare della lampada d'arco continua poi, come vedete, in tutto l'Ottocento e il Novecento, perché questi sono fari di ricerca utilizzati nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale. Perché? Perché la lampada d'arco produce una luce così potente che permetteva di, per esempio, illuminare ed essere puntata verso il cielo, illuminare eventuali aerei quando andavano ancora adagio gli aerei, oppure in mare per vedere di spaziare l'orizzonte. Ci furono delle invenzioni intelligenti, per esempio, siccome era scomodo avere tutti quei meccanismi per avvicinare i carboni, c'è chi propose un carbone speciale formato da due bacchette, non così, ma parallele, divise da uno strato isolante che si consumavano in cima. Si chiamavano le lampade Yablokov, i carboni Yablokov. E questi permettevano di non avere tutto il meccanismo elettromagnetico di regolazione, però avevano altri difetti. Questo, per esempio, al centro sono delle candele Yablokov addirittura multiple. Finita una si accendeva l'altra, perché dovete pensare che nelle lampade ad arco il carbone doveva essere cambiato regolarmente. Questa, per esempio, è l'Avenue de l'Opéra a Parigi 1878, prima illuminazione pubblica su grande scala al mondo, illuminata con le candele Yablokov, con quelle che ho fatto vedere prima. Questa è una copertina del Scientific American del 1881,
che presenta l'illuminazione ad arco di New York. E se c'è un'invenzione di cui furono fatti brevetti in tutte le salse, migliaia di brevetti, come quasi una corsa a chi faceva il più efficiente, era la lampada ad arco, perché se ne costruirono di tutti i tipi. Questi sono alcuni esempi di lampade ad arco stradali. E nella foto qui vicino, oggi che mettiamo al primo posto la sicurezza, c'era il personaggio che tutti i giorni con quel camioncino lì e quel trespolo andava su, staccava il globo di vetro che serviva da diffusore, il globo di vetro era attaccato a delle catenelle, lo staccava, lo lasciava pendere un po', cambiava i carboni e tornava, andava alla prossima lampada. È curioso vedere come, soprattutto in America, negli Stati Uniti, l'illuminazione ad arco fu pensata non tanto con delle lampade come queste, ma si pensò per alcuni anni di fare una specie di sole artificiale, cioè in centro alla città una grande torre, un grande palo con su una lampada potentissima che illuminasse tutta la città o la cittadina. Ovviamente la cosa era piuttosto poco pratica, anche perché le ombre a poca distanza dalla sorgente erano già molto grandi. Comunque fu in molte città si fecero queste esperienze, vedete che razza di antenna con le lampade ad arco in cima, per dire si fa una lampada o solo un gruppo di lampade, come se noi a Padova, se volesse illuminare Padova, mettiamo tra qui e il comune, mettiamo un'antenna di 50 metri, mettiamo su una lampada e illuminiamo il più possibile la città. In realtà prese piede l'illuminazione con delle lampade così, una dopo l'altra, come quelle che conosciamo al giorno d'oggi. La lampada non si prestava all'illuminazione domestica, ma si prestava all'illuminazione di grandi ambienti. Questo, per esempio, è il British Museum e là un grande ristorante parigino. E ancora, questa è l'illuminazione, e il pittore, l'artista, ha riprodotto bene la forza della lampada d'arco. Grazie. La forza della lampada d'arco che proietta delle ombre molto nette. Qui è Berlino, mentre questo quadro di Tissot fa vedere, se non sbaglio, il circo coperto di Parigi. Voi vedete tutti quei palloni sono lampade ad arco, e là invece è un quadro di un artista nordico che fa vedere un ricevimento in un salone, e vedete con una luce, diciamo, oserei dire poco piacevole, perché vedete che c'è una luce molto forte prodotta dalle lampade ad arco. Ma si arriva anche un altro tipo di illuminazione, la lampadina. Si dice sempre la madre certa, il padre incerto, e se c'è un padre incerto è quello della lampadina, perché questi sono alcuni degli inventori della lampadina. Ci sono degli americani, degli inglesi, un russo, un italiano, Curuto, eccetera. E ne ho scelti solo qualcuno. In realtà, perché noi conosciamo e celebriamo Edison come l'inventore della lampadina? In realtà Edison inventò sì una lampadina, ma fu in grado di inventare un sistema. E questo fu il segreto del suo successo. Edison non solo fa i brevetti delle lampadine, ma fa i brevetti di un sistema elettrico di illuminazione. Edison costruisce le dinamo, Edison fa della ricerca nel suo laboratorio. Queste sono le dinamo utilizzate nelle prime centrali elettriche corrente continua che alimentavano le lampadine Edison. Edison sviluppa quasi da zero tutta la tecnologia per soffiare i bulbi delle lampadine, per fare i filamenti, per fare il vuoto, perché all'epoca il filamento era un filamento di bambù carbonizzato e doveva essere bruciato, cioè reso incandescente, da un vuoto estremamente alto, perciò ci volevano pompe da laboratorio per fare il vuoto. E nelle prime lampadine, per svuotare le lampadine al grado necessario, ci si piegano circa tra le 20 e le 30 ore. Voi capite che razza di complicazione.
Edison costruisce le centrali, fa posare i cavi, fa testare le linee e non solo, ma produce i primi contatori per l'elettricità, i fusibili, gli interruttori, i reostati, cioè Edison fa un sistema. E questa è la sua forza rispetto ai tantissimi inventori che produssero lampadine efficienti, però si fermarono lì. Mentre Edison, come dico, Edison fece un sistema. Milano, questa è Milano nel 1877, un esperimento e 4 anni dopo si costruisce la prima centrale in Italia, che è la centrale di Santa Radegonda, che era vicinissima al Duomo. Voi vedete quella ciminiera lì, che faceva arrabbiare non poca gente perché diceva che sporcava il Duomo, lasciava resti di carbone dappertutto. E più o meno, se conoscete Milano, dove c'è adesso la Rinascente, fu la prima centrale in Italia. Ovviamente c'era chi criticava il sistema, diceva che era troppo pericoloso, si mettevano troppi fili in aria, eccetera, eccetera. Però nel 1893, questa è l'Esposizione Universale di Chicago del 1893, l'elettricità la fa da padrone. La notte è stata addomesticata. La notte, si può vivere anche la notte. E questa è la prova, questa è una fotografia del Château d'Eau dell'Esposizione Universale di Parigi del 1900, costruzione con fontane, eccetera, illuminata da 6.000 lampadine incandescenza e 30 lampade ad arco, che era in fondo l'apoteosi dell'elettricità, tra l'altro Parigi, Ville Lumière, l'apoteosi dell'elettricità nel 1900. Siamo tra la fine dell'Ottocento e inizio Novecento, è l'epoca delle grandi centrali elettriche, alcune delle quali, fra le più grandi, ci sono quelle sull'Adda, a un paio di centinaia di chilometri di qui, come quelle sul Cascate del Niagara, l'ultima in fondo, e centrali anche termoelettriche. Ormai le lampadine, l'illuminazione elettrica diventa una commodity. Voi vedete gli illustratori, si sbizzarriscono a fare delle bellissime pubblicità, la Philips, la Edison, la Siemens, e ognuno, diciamo, la lampadina ormai è una cosa alla portata, non dico di tutti, ma soprattutto in zone urbane l'illuminazione elettrica si diffonde in maniera sempre più spettacolare. Voi potete vedere qui. La lampadina anche si migliora, non c'è più o si abbandona verso l'inizio del secolo il filamento di carbone fragile che faceva annerire le lampadine e si introduce il filamento di tungsteno, che era molto difficile da fare perché il tungsteno ha una metallurgia complicata. Comunque si ottengono lampadine molto più efficaci e praticamente identiche alle lampadine incandescenza che abbiamo usato fino a pochi anni fa. Due parole su altri sistemi per arrivare ad oggi. Le scariche elettriche nei gas, conosciute già da metà dell'Ottocento, anzi dalla fine del Settecento, ma soprattutto studiate da metà dell'Ottocento, danno luogo a cosa? Alle lampade a scarica. Prima Cooper-Hewitt scopre che mettendo un po' di mercurio in un tubo e facendo passare una corrente elettrica si possono eccitare, se volete, i vapori di mercurio a emettere una luce verdastra. Ricoprendo il tubo di un fosforo, cioè di un materiale fluorescente, si ottengono i tubi luminosi, che ebbero successo dapprima soprattutto in campo, nei teatri di posa cinematografici. Ah, scusate. Il neon nasce anch'esso dagli studi sugli scarichi dei gas all'inizio del Novecento e diventa soprattutto negli anni 30, 40 e poi successivamente simbolo di grafica luminosa. Gli artisti giocano col neon, le insegne luminose, chi conosce le grandi città americane soprattutto sa che è un'orgia di neon, o erano, adesso magari sono altre lampade, ma erano diventate celebri per questo.
si furono poi introdotte le lampade alogene, per esempio quelle delle automobili, le lampade al sodio, le lampade ai vapori di mercurio che tutti hanno visto come illuminazione stradale. E infine, apoteosi e ulteriore progresso, a partire dagli ultimi decenni, sono stati sviluppati i LED. I LED non sono né lampade con filamento, né lampade a scarica, ma sono lampade che tramite due sostanze dielettriche e tramite un fenomeno, se volete, di fisica quantistica, tramite la ricombinazione di elettroni e buchi, emettono un fotone, emettono della luce. Il grandissimo vantaggio di queste lampade, prima erano fatte in un colore, adesso si trova in tutti i colori, il bianco eccetera, è che se una lampadina vi consuma 50 watt, un LED equivalente ne consuma 2 o 3. Perciò il LED che voi vedete dappertutto ormai, nelle strade, nelle case, all'illuminazione dei veicoli eccetera, è il futuro, fino a quando il futuro sarà qualcosa d'altro. E vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie a Paolo Brenni. Grazie a Paolo Brenni che ci ha dato un resoconto scientifico e storico dell'illuminazione elettrica. Ma la scienza, la fisica, la tecnologia sono anche stupore, sono emozione. E per portarci con lo stato d'animo dell'emozione prima di scoprire effettivamente l'accensione della lampada, abbiamo un reading originale di Lorenzo Maragoni, accompagnato da due musicisti, e Anna Maria Moro al violoncello e Francesco Rocchi alla chitarra. Buonasera a tutte e a tutti. Quando ho iniziato a preparare questa lettura mi ha colpito soprattutto una cosa che questa sera effettivamente ho trovato confermata mentre ascoltavo: il concetto di meraviglia. La meraviglia è un'emozione che tutti conosciamo da sempre. Da piccoli siamo praticamente immersi in uno stato costante di meraviglia, perché ogni suono, ogni colore, ogni oggetto, ogni sapore è nuovo. È carico di mistero, è carico di promessa. Poi crescendo le occasioni di provare questo tipo di sensazioni si fanno un po' più rare. Il mondo ci si fa sempre più familiare, sempre un po' più prevedibile. Ma a volte ci sono ancora dei momenti in cui il nostro essere adulti lascia spazio ai bambini che siamo stati e lo stato di meraviglia per un attimo ritorna. Questa cosa mi sembra succedere spesso in due ambiti che percepiamo come ben distinti tra loro, ma che in qualche modo magico sono legati, che sono la scienza e l'arte. Quando per esempio sentiamo una canzone nuova, o assistiamo al lancio di una nuova tecnologia rivoluzionaria, o qualcuno all'interno del museo ci spiega il funzionamento di una legge fisica, o a teatro vediamo un attore o un'attrice recitare in modo così intenso da lasciarci a bocca aperta, eccola lì, ritorna la meraviglia. Il 31 agosto del 1853 è proprio un esperimento scientifico a provocare meraviglia nella città di Padova. Il professor Francesco Zantedeschi compie il primo esperimento di luce elettrica proprio in questo cortile. Accende una lampada capace, nelle sue parole, di scuotere la mente, di esaltarla, all'idea della vittoria riportata dalla mente dell'uomo sul più indomito degli elementi,
reso istrumento e quasi nuovo sole a rischiarare le tenebre della notte. Francesco Zantedeschi nasce il 18 agosto 1897 a Dolcè, in provincia di Verona, da una famiglia di condizioni agiate e ridotta in ristrettezze economiche dalla guerra. A Verona frequenta il ginnasio, abbraccia lo stato ecclesiastico e studia nel seminario vescovile la filosofia, la matematica, la fisica e le scienze teologiche. Sostiene in pubblica difesa 75 tesi e dimostra tanta erudizione che subito viene invitato ad occupare il posto di professore di scienze naturali a Desenzano, a 24 anni. A Desenzano rimane per 6 anni, insegnando e approfondendo gli studi di fisica, poi viene chiamato a insegnare a Pavia, dove frequenta le lezioni dei professori migliori di quell'università e inizia la sua carriera di sperimentatore. Poi, nel 1829, gli viene proposta a Verona la cattedra di filosofia. E allora lui lascia Pavia e passa dagli studi della fisica a quelli della filosofia, dagli studi della natura esterna all'investigazione dei fatti interni dell'anima. Di questo percorso mi colpiscono soprattutto 2 cose. La prima, che si possa diventare professori a 24 anni. La seconda, che si possa diventare professori di fisica e 2 anni dopo di filosofia. Cioè questa non linearità del percorso. Noi siamo abituati culturalmente a valorizzare soprattutto la specializzazione in un ambito piccolo, ben definito. A volte associamo l'approfondire ambiti diversi a una dispersione, come a non avere le idee chiare. E quindi è curioso per noi pensare a un contesto culturale in cui invece è normale che in un percorso di formazione si affianchino gli ambiti di materie che potremmo chiamare oggi scientifiche e umanistiche. E che appunto alla stessa persona venga offerta una cattedra di fisica e pochi anni dopo quella di filosofia. Ma il professor Zantedeschi si butta nella nuova materia con la stessa determinazione e passione che ha avuto per la fisica. Viene nominato professore di filosofia a Brescia e poi a Milano, ma continua parallelamente anche a compiere ricerche di fisica. Visita laboratori, pubblica le sue prime indagini sull'elettricità che gli valgono un premio dell'Ateneo di Bassano. E così, studiando e approfondendo i suoi interessi, dopo Verona, Desenzano, Pavia, Brescia e Milano, e prima di arrivare all'Università di Padova, arriva nel luogo che si rivelerà uno dei più importanti della sua vita di uomo di scienza, a Venezia. A Venezia inizia la fase della sperimentazione, della ricerca, la fase in cui il professore capisce di essere arrivato nel momento giusto, al posto giusto. A quei tempi la fisica ferve e tutti i fisici sono intenti a riprodurre e sviluppare le scoperte di Galvani e di Volta. Materie come la elettrotipia, l'elettroterapia e la telegrafia sono i loro esordi e Zantedeschi si butta nella sperimentazione in questi campi, ottenendo una medaglia del merito del governo e una medaglia d'oro dell'imperatore Nicolò di Russia. Zantedeschi riesce a ottenere fondi straordinari per comprare nuovi strumenti di ottica, di calore raggiante, di elettricità, di magnetismo e di acustica. Con ansia febbrile ripete gli esperimenti di cui legge o sente parlare e ne istituisce di nuovi. Nel giro di soli 8 anni pubblica oltre 50 memorie sugli ambiti più diversi della fisica, raggiunge l'apice delle sue ambizioni. Thank you.
Non so se... È un delitto interrompere un applauso che sta partendo. Non so se qualcuno di voi ha sentito parlare di sindrome dell'impostore. Vedo qualcuno che annuisce. In ambito scientifico è una cosa di cui oggi si parla molto. In campo accademico, ma non solo, si definisce come quella sensazione di non essere qualificati a svolgere il lavoro che si fa. Di non avere mai la preparazione giusta, di doversi sempre formare di più. La sensazione che non saremo mai all'altezza dei grandi maestri e maestre del passato, che siamo insomma degli impostori. Ecco, il professor Zantedeschi quasi certamente non soffriva di questa sindrome. Le cronache dell'epoca lo descrivono come una persona molto convinta delle sue opinioni, convinta di avere pressoché sempre ragione e che ci teneva a dimostrare di aver avuto ragione per primo. Nel discorso commemorativo per la sua scomparsa, tenuto nel 1873 dal professor Francesco Rossetti, il professor Zantedeschi viene presentato in questo modo. Fra i cultori delle scienze sperimentali, vi hanno di quelli che, timorosi di cadere in errore, ripetono in mille guise le loro esperienze. E prima di pubblicarle vogliono essere ben certi che i fatti che stanno per affidare alla stampa, piccoli o grandi che siano, segnano un reale progresso e sono destinati a formar parte integrante dell'edificio scientifico. Costoro fanno un cammino lento, modesto, ma sicuro e proficuo, anche perché non fanno altrui perdere il tempo con letture di cose inutili o erronee. Ma va un'altra categoria di sperimentatori, i quali, dotati di fervida immaginazione, sono impazienti di ritardi, e tosto che venga loro fatto di eseguire un'esperienza, di osservare un fenomeno, o subito che baleni alla loro mente qualche idea che sembri nuova, si affrettano a pubblicarla e passano tosto a nuove indagini, ad altre meditazioni. Ferve in loro l'ardore delle ricerche, li eccita la brama di riscoprire qualche vero, e più ancora il desio della gloria. Una specie di febbre li infiamma, li incalza, li sospinge senza dare loro mai tregua. Sperimentano di continuo nel laboratorio, pensano, meditano di giorno, di notte, per via, a casa, al sonno sostituiscono la veglia, non badano a fatiche, a disagi, la salute le soffre, le forze si affievoliscono, vi è meno la vita, ma che importa? Se intanto hanno discoperto delle nuove verità, o almeno segnata la via alla scoperta, la fama li fa rivivere, la scienza tien conto dei loro trovati. In questa seconda categoria si rinvengono molti uomini di genio, molti inventori, e lo Zantedeschi fermamente volle essere fra questi ultimi e vi si adoperò con tutte le sue forze. Ebbe un grande ingegno, una memoria tenace, un'erudizione vastissima, una complessione robusta. Usando di tali forze con un'instancabile operosità poté dare alla luce un numero straordinario di memorie scientifiche. Un continuo pensiero affaticava il suo animo, quello di passare alla memoria dei posteri. Nelle discussioni, fossero esse verbali o scritte, portava tutto l'ardore di un apostolo, convinto della certezza delle dottrine da lui professate. Da meravigliare se in mezzo a questo immane lavoro egli non abbia sempre colpito nel segno. Certo, se avesse avuto la pazienza di meditare più lungamente sui propri scritti, di ripetere talune esperienze, alcune delle sue memorie egli non avrebbe pubblicato affatto. In altre avrebbe rettificato qualche errore e così avrebbe meglio provveduto alla fama imperitura a cui aspirava. Ma lo avrebbe egli potuto fare? Questa è una domanda sulla natura dell'essere umano
e sulla natura della scienza, su chi siamo e su come chi siamo si rifletta nel lavoro che facciamo. Noi a volte siamo portati a pensare che la scienza possa smarcarsi da queste considerazioni, ad essere perfetta e oggettiva e scevra dalle nostre imperfezioni umane. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Ho letto da qualche parte di questo incontro tra uno scrittore e un ricercatore scientifico. E lo scrittore, tutto ammirato, dice al ricercatore: che bello il vostro campo, dove cercate solo l'oggettività. In campo artistico non si capisce mai se le cose funzionano o non funzionano, chi le fa meglio, chi le fa peggio. Finisce che ognuno cerca di essere più bravo dell'altro. Invece voi scienziati non vi preoccupate di queste cose. Avete a cuore solo l'oggettività e la ricerca della verità e non dovete dimostrare niente a nessuno. Al che il ricercatore gli risponde: ma lei ha mai conosciuto uno scienziato? Ecco, anche gli scienziati sono esseri umani. Le loro forze, le loro debolezze, i loro punti di vista e le loro biografie entrano inevitabilmente in tutto quello che fanno. A volte una cosa sembra oggettiva e basta fare un passo in fuori per scorgerne la relatività. Il punto di vista culturale, spaziale, temporale, i bias, cioè le distorsioni, che quasi inevitabilmente rischia di contenere. E uno dei modi per contrastare questi bias è viaggiare, studiare, incontrare culture diverse e modi diversi di fare scienza, fare sì che il proprio punto di vista si riveli per quello che è, un punto di vista. E Zantedeschi viaggia, soprattutto in Germania e in Francia, dove incontra scienziati e assiste a esperimenti, avvia corrispondenze epistolari, acquista e riceve in dono strumenti che riporta a Padova e che tuttora fanno parte della collezione del Museo di Storia della Fisica, da domani Museo Giovanni Poleni. Questo modo di aprirsi al mondo riflette l'attitudine dell'Università di Padova, di cui fa ora parte il professor Zantedeschi, da sempre aperta al libero scambio di idee e di esperienze e strettamente connessa al resto d'Europa. In particolare a Parigi, Zantedeschi viene invitato ad assistere a delle serate di dimostrazione degli esperimenti sulla luce elettrica, in cui viene mostrato dal vivo il funzionamento di quegli esemplari che aveva conosciuto soltanto attraverso le lettere. Colpito da questi esperimenti, proprio dopo quel soggiorno, nel 1852, decide di realizzare per la prima volta a Padova una dimostrazione di illuminazione pubblica con arco voltaico. Zantedeschi torna a Padova, insiste con l'università per avere dei fondi straordinari, gli viene risposto che va bene, ma che non si spenda un centesimo in più di quanto stabilito, perché alcune cose sono uguali in tutte le epoche. Allora lui si fornisce di tutti gli strumenti necessari e grazie alla collaborazione del meccanico Giacomo Longhi di Venezia, il 31 agosto di 168 anni fa, compie il suo esperimento, di cui parleranno tutti i giornali, di cui lui ci terrà a dire: l'ho fatto prima io. E non altri scienziati che hanno fatto esperimenti analoghi a Roma come Scarpellini. Peraltro aveva ragione. Un esperimento, e torniamo all'inizio, che provocherà autentica meraviglia. L'applicazione della luce elettrica all'illuminazione delle strade ferrate, dei fari dei porti di mare e delle grandi piazze e campi militari. Io dovevo convincermi della possibilità di avere una luce omogenea, bianchissima, costante, e che non avesse nulla a temere il confronto delle luci ordinarie. Per questo allestii un arco luminoso che aveva luogo fra due carboni sostenuto da 120 elementi alla Bunsen. Le porte dell'università erano aperte e vi accorse con invito e senza invito ogni ordine di cittadini. Una folla numerosissima empieva i portici e il cortile, mentre il fiore della città e i magistrati d'ogni ordine erano raccolti nelle gallerie superiori. Quando la luce venne accesa, l'atrio, le colonne, le gallerie, gli stemmi di varie forme e colori e i volti degli astanti schiarati da quella luce presentavano una vista mirabile. Questa meravigliosa potenza scuoteva la mente, la esaltava ad un tempo,
all'idea della vittoria riportata dalla mente dell'uomo sul più indomito degli elementi, reso istrumento e quasi nuovo sole a rischiarare le tenebre della notte. Il sole di volta, emulo del sole del creatore. Stesso popolano ebbe a giudicare che era una luce che non uguagliava quella del sole, ma che però di gran lunga vinceva la luce lunare. Le nere ombre proiettate di tanti spettatori sotto quelle volte affumicate dai secoli recavano meraviglia. L'arco luminoso vibrava i suoi raggi dal basso all'alto e le ombre apparivano inversamente a quelle che si generano per la luce solare e per la luce lunare. Era un sole della terra che illuminava e diradava le tenebre dell'atmosfera universitaria. L'alta torre, così rischiarata, fu veduta con insolito splendore dagli abitanti dei lontani colli euganei, che credettero colpiti da tanto fulgore che la città di Padova fosse in preda a un incendio devastante. Con questi risultamenti mi parve la mia proposta potesse avere un giorno un'utile applicazione definitiva all'illuminazione delle strade ferrate, dei fari, delle piazze militari, e le applicazioni che furono fatte resero ragione alla mia proposta e ai miei esperimenti. E in confronto a tutto quello che io feci, che cosa hanno operato i signori Scarpellini con il loro esperimento svolto a Roma? Nulla, nulla affatto, perché l'esperimento di luce elettrica fatto a Roma e sulla Torre del Campidoglio è pubblicato con queste parole che trascrivo, perché non paia che voglia detrarre al merito di questi sperimentatori al confronto mio. L'Esis, SMR, Ducuron, Le Machine fut oubliée sur la Tour du Capitole, en plein air par Fabrice Scarpellini et Jacques Lusver, de Rome, Machine du Cabinet de Physique de l'Université Romaine, Le Courant électrique de Bordeaux. Negli anni successivi all'esperimento, Francesco Zantedeschi continua i suoi viaggi, continua le corrispondenze con i colleghi, continua a riportare a Padova e Venezia invenzioni, scoperte ed esperimenti. È nel 1857 che, proprio di ritorno da un viaggio in Francia, viene colpito da una malattia che gradualmente inizia a privarlo della vista, fino a renderlo completamente cieco. Un evento particolarmente drammatico per un uomo che ha tanto dedicato allo studio della luce. Questo non basta certo a fermarlo, nonostante la grave sciagura, egli persevera nei suoi studi, con l'aiuto di un segretario scrive un numero straordinario di lettere e raccoglie i suoi risultati destinandoli a una pubblicazione postuma. Naturalmente, data la persona, prepara lui stesso una sua autobiografia, lascia in dono a una biblioteca 40 volumi contenenti la sua corrispondenza epistolare da lui stesso ordinata, e poi il governo gli accorda una pensione. Amici e discepoli gli sono vicini, i suoi allievi pubblicano un opuscolo dedicato alla sua vita ed egli riceve lettere commoventi da colleghi e uomini illustri dell'epoca. Nella parte finale del suo ricordo, successivamente alla sua morte, il professor Rossetti scriverà: nella congerie dei suoi lavori, se la scienza imparziale sarà costretta ad obliarne parecchi, tuttavia ne restano alcuni, bastanti a far sì che il nome di Zantedeschi continui a vivere al di là della tomba. Il nome di un uomo che passò gli ultimi anni della sua vita tra il buio dei suoi occhi e la ricerca continua della luce. La luce, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce. La luce della luna, la luce del sole. La luce che diventa calore. La luce di una candela sul viso degli amanti, la luce delle aureole dei santi, la luce onda, la luce particelle, la luce lontanissima che arriva dalle stelle,
che entra negli occhi, a volte non esce la luce che studia chi ci riesce. Uomini e donne che in ogni epoca, con gli strumenti a loro disposizione, trovano la luce di un nuovo teorema, la meraviglia di un'equazione. Un esperimento che sposta la linea di dove è arrivata l'umanità. Un passo oltre la soglia, uno sguardo un passo più in là. I ricercatori con i computer, Galilei con i cannocchiali, scienziate che studiano il suono, scienziati che inventano le ali, esseri umani che dedicano mesi, anni, una vita per vedere una singola intuizione dove li conduce. Magari a scoprire che tra massa ed energia c'entra in qualche modo il quadrato della velocità della luce. Perché si fa scienza? Perché cerchiamo di andare sempre oltre? Perché abbiamo da sempre questo desiderio? Lo facciamo abbastanza seriamente? Magari ci prendiamo troppo sul serio? Forse perché ci sentiamo troppo piccoli a volte e vogliamo ritrovare un po' di controllo sul mondo, su questo cosmo che non ci dà riferimenti e direzioni? Forse per sentirci anche solo un po' più vicini? Forse per ritrovare per un momento quella stessa meraviglia che provavamo da bambini? Grazie. Grazie a Lorenzo Maragoni, ad Anna Maria Moro e a Francesco Rocco che ci hanno così trasmesso l'entusiasmo e la passione per questa rievocazione storica. Abbiamo anche avuto trasmesso dal nostro rettore la suspense per questo esperimento, quindi ora lasciamo un momento per abbassare qualche altra luce e chiamo Fausto Casi, che svelerà la lampada e ci parlerà un pochino di questo esperimento. Sì, sono abbastanza imbarazzato perché ora faccio la figura di Zan Tedeschi, ma non sono all'altezza sicuramente della sua portata, della personalità che ci hanno spiegato. Quindi. Però nel nostro piccolo abbiamo ricreato un macchinario, quindi un impianto
che è elettrico, che è, diciamo così, della luce, cosiddetto, per la ricerca di questa luminosità, che faremo funzionare con un moderno mezzo rispetto a quello della metà dell'Ottocento, ma che è tutto dei primi del Novecento, alimentando una lampada, ricordiamocelo, di 170 anni fa. E quindi questa è originale e l'abbiamo restaurata e quindi avremo l'accortezza, diciamo così, la delicatezza di rispettarla, no, facendola funzionare non per ore, perché avrebbe i suoi acciacchi ovviamente, che però vado a mettere in moto tutto l'impianto, quindi un attimo. E devo dire che funziona tutto l'apparato anche di controllo, dell'avvicinamento dei carboni che si consumano, come diceva prima Paolo Brenni, che era uno dei problemi più grossi dell'accensione, del mantenimento, cioè della luminosità di questa lampada. Infatti, ecco. No, no, con un po' di pazienza riprende anche. Ecco, ha bisogno di un aiutino, ma insomma, voglio dire, è consentito, perché noi a 170 anni non ci arriviamo di sicuro neanche con l'aiutino. Però insomma, ecco, se poi dovete, ecco, volete dare un'occhiata da vicino alla lampada, proprio al punto di fuoco, con questo filtro che io ho portato qui apposta per guardare, si può vedere sia con la macchina fotografica, ma anche a occhio nudo, si può guardare direttamente il fuoco, ovviamente non solo attraverso questi filtri, perché è come guardare il sole, no? Quando c'è l'eclissi, insomma, tutti abbiamo questa esperienza. Ecco, in questo caso io ho portato questo filtro, diciamo così, che tra l'altro è un filtro rotante perché è stato rubato da una macchina cinematografica del 1910, che per fare il colore, ovviamente le pellicole a quell'epoca erano bianco e nero oltre che muto, avevano messo davanti all'obiettivo questi colori per fare del cinema bianco e nero il cinema colori. Ecco, questo era il trucco che usavano nei... E quindi io ho preso questo, l'ho smontato dalla macchina e l'ho portata qui per far vedere a chi è interessato. Siamo meravigliati anche del consumo, dell'uso, Paolo, vero? Perché tutte le prove che abbiamo fatto, dopo 5 minuti, 5 secondi, 10 secondi, aveva sempre bisogno di qualche... Mai, mai! Quindi grazie alla lampada e a Zan Tedeschi, perché è in suo onore che noi abbiamo rifatto questa cosa, dopo tanto lavoro, devo dire, perché è tutto uno staff che ha lavorato per il restauro di questa lampada, che però ora è un patrimonio non solo italiano, perché credo che sia l'unica lampada, lo possiamo dire forte come studiosi della storia di queste cose, ecco, ci vuole una delicatezza anche, perché queste macchine che sono così complesse, pensate che
nella metà dell'Ottocento, questa che è una tecnologia della metà dell'Ottocento, che se si accarezza come se fosse un cagnolino, piano piano poi dopo basta sapere dove mettere la mano anche, e questo è anche importante, che però con tutti i mesi, cioè con tutti i giorni, le giornate che abbiamo impiegato per restaurarla, credo che ne abbia valso la pena. Ecco, questo dicevo che è un patrimonio tutto italiano e che quindi sarà nei nostri annali del Museo dei Mezzi di Comunicazione sicuramente una serata così speciale, grazie a chi ha richiesto questa, questa nostra collaborazione, che è la dottoressa Talas, che sono insomma tutta l'università diciamo di Padova, e questa cosa qui noi la metteremo, la porteremo in mostra, questa ve la do in anteprima, la prossima settimana nel congresso italiano della, della storia della fisica e dell'astronomia, che verrà fatta lì al museo, cioè i membri della SISFA, Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia, verranno ad Arezzo e quindi avranno la sorpresa di vedere funzionare questa lampada, perché la metteremo a disposizione di tutti i presenti, quelli che verranno al congresso, e sarà sicuramente apprezzata moltissimo da tutti gli studiosi, perché in nessun'altra parte italiana, ma neanche francese, credo che sia messa in funzione per una durata così eccezionale. Permettetemi di dirlo, sono molto soddisfatto. Prego. Non ho capito. C'è molto rumore. Ah certo, sì sì, potete venire, prego, di qua, certo. Se volete vedere, guardate, vedete? Se dopo ci sono i colori, qui, insomma, comunque. No, sì. No, santo. Basta accarezzare come un cagnolino questo, capito? Accarezzare nel punto giusto. No, no, questo no, guarda. Rapidamente. Vedete com'è forte. Ecco, perché poi ora, attenzione che stiamo, ecco, forse la passiamo. No, vedi. Ecco, sì, la sto abbassando e sta, ecco, sta colpendo anche, quindi la rimettiamo come era giustamente posizionata prima, e potete vedere che illumina quasi a giorno, proprio. Ecco. Chi vuol vedere, ecco, io praticamente chiuderei la serata in questo modo, dando la parola però a, a chi continua. Ecco. Quindi grazie mille, l'esperimento è riuscito non una ma molteplici volte, la scienza è affidabile e questo reperto, questo evento è un'occasione bellissima che ci hanno regalato il Dipartimento di Fisica e Astronomia e il Museo di Storia della Fisica rinnovato e ora intitolato a Giovanni Poleni. Siamo pronti a numerosi altri eventi, visto che siamo in prossimità dei festeggiamenti degli 800 anni dell'Università di Padova. Lascio la parola però alla conservatrice del museo, Sofia Talas, che ci potrà raccontare qualcosa e invitare tutti alle visite guidate e a partecipare alle visite del museo. Ecco, buonasera. Io vorrei innanzitutto ringraziare le persone che hanno reso possibile l'evento, e quindi Paolo Brenni, che ci ha portato nel cuore dell'Ottocento a scoprire gli albori dell'illuminazione elettrica. Vorrei ringraziare Lorenzo Marangoni, Anna Maria Moro e Francesco Rocchi, che ci hanno portato invece a scoprire Francesco Zantedeschi, le sue battaglie, le sue passioni, le sue debolezze e i suoi successi. E poi naturalmente Fausto Casi e Valentina Casi, che ci hanno prestato questa lampada, che l'hanno fatta funzionare per noi, quindi ci hanno fatto rivivere l'emozione di quella sera del 31 agosto del 1853. E
Quindi questo evento di stasera è un evento di per sé, ma che segna un altro evento, l'abbiamo detto già, la nascita di un nuovo museo, o meglio la trasformazione di un museo che già esisteva e che si cambia completamente, cambia anche nome, Museo di Storia della Fisica diventa Museo Giovanni Poleni. L'inaugurazione è domani. Un museo su cui c'è tantissimo da dire, adesso non voglio dilungarmi, un museo che però racconta la fisica, la racconta i suoi successi, ma racconta anche i personaggi e i modi di lavorare. Lo abbiamo visto questa sera con Zantedeschi, di Zantedeschi abbiamo numerosi strumenti, quelli che proprio lui porta dalla Francia. E come lui, molti studiosi di Padova li fanno costruire in sede, li portano da fuori, si battono per ottenerli, si battono per riuscire a fare questi esperimenti. Si va proprio a provare a mostrare la vita quotidiana degli scienziati, dei fisici di Padova, dal Settecento fino a oggi. Ecco, l'inaugurazione è domani, dal 2 settembre il museo è aperto al pubblico, quindi 2, 3, 4, 5 e poi dalla settimana prossima, tutti i fine settimana, il sabato e la domenica pomeriggio, quindi siete benvenuti, vi aspettiamo e vi ringrazio tantissimo per essere venuti stasera. Grazie. Grazie a tutte e a tutti di aver partecipato a questo evento. Vi aspettiamo naturalmente a tutti i prossimi eventi, alle inaugurazioni e ai restauri del nostro patrimonio dell'Università. Grazie a tutti.